Buonasera per Radio Antenna Verde e YouTube, il canale di Federico. Abbiamo davanti la telecamera in occasione di un evento importante, anno 2019-2020, quindi Natale e anno nuovo. La piccella coincidirà di E perché questo incontro è dovuto a che cosa? Per quale motivo? Allora, diciamo che il Natale nasce da un'idea del nostro presidente Luigi Lombardi. Io ho collaborato con lui come da primis come associato, poi ho fatto parte integrante dell'associazione, uno dei consiglieri. Poi per aumentare il lavoro non ho più svolgere un ruolo, però sono sempre un associato e ogni anno in queste manifestazioni è bello partecipare. Innanzitutto è un bel ritrovarsi tra amici, cuochi, le famiglie dei cuochi per scambiarci proprio in queste serate i nostri cuochi di Natale, quindi abbiamo individuato con questa serata il Natale del cuoco e quest'anno lo svolgevano nel comune di Monte San Biagio, qui al ristorante Mantanello. Ospitato. Sì. Quindi ogni anno c'è un ricambio? Sì, ogni anno rinnoviamo, l'anno scorso siamo stati a Fondi, 2 anni fa ad Aprilia, cerchiamo di non fare un torto a nessuno, quindi Cittadina è bella e lunga per fare un anno per ogni comune. E lei che ruolo ha? Perché lo vedo spesso anche negli eventi nell'istituto alberghiero di Formia. Sì. Ah, beh, diciamo, io sono un allievo che sono nato nell'istituto alberghiero di Formia Celletti circa 25 anni fa. Come tutti i miei coetanei che abbiamo avuto un po' di fortuna, un po' di dedizione, un po' di passione e amore per il nostro lavoro, mi sono fatto la mia carriera. Oggi abbiamo un mio ristorantino a Campo di Mele, che è lo Stuzzichino, già da 20 anni, l'ho aperto giovanissimo. Nel corso degli anni, perché questo è un lavoro che non si finisce mai di imparare, mi sono fatto i miei corsi di aggiornamento, approfondimenti, stage con chef famosi e niente, anche io ho avuto la mia piccola carriera. Solo l'anno scorso, per citare qualche cosa, sono stato presente al Fritto Logistica di Berlino, sono stato presente a Vigo Quenzo con il chef Gennaro Esposito, a Festa Vigo, sono stato a fare delle consulenze a Mosca, a Bruxelles, insomma abbiamo girato parecchio, abbiamo avuto qualche riconoscimento anche a livello nazionale su guide e testate giornalistiche importanti di settore, come la Chiocciola Slow Food, i due canni come la Cambola Rosso, la guida dell'Espresso, insomma iniziamo ad avere una bella storia. Insomma l'esperienza è vastissima, ma possiamo anche attribuire la lunga vita degli anziani di Campo di Mele dovuta al suo piatto? Certo, questo è motivo di orgoglio anche per i miei compaesani, insomma Campo di Mele, la storia ci racconta, ci sono gli abitanti più longevi d'Italia e addirittura del mondo, abitando un paesino della Sardegna e del Caucaso. E chi dice che c'è un genio, ma comunque anche la parte del merito contribuisce, all'alimentazione. Al cibo sano, all'alimentazione, alla vita priva di stress, e comunque tutto parte anche dalla cucina sicuramente. Ma sicuramente, non è che, anzi chi mangia in maniera equilibrata fa meno di medicinali. Quindi in questo caso è l'alimentazione che sostituisce la medicina. L'alimentazione sana e anche il modo di alimentarsi sostituisce le medicine. Sicuramente fino a un certo punto abbiamo una vita un po' più agevolata. L'assenza di stress poi comunque giova tanto. Ognuno di noi sempre si coltiva i suoi prodotti ancora in loco. Comunque abbiamo un paesino che si fa porta a porta. Noi a Castaleggina la gioca da protagonista. Le verdure, i cereali, i legumi e quant'altro, insomma. Anche l'olio, le olive, no? È in produzione locale. Perfetto. Locale è usato in un certo modo, correttamente. Bene, ci vediamo a Campo di Mele. Va benissimo. Buone cose. Grazie. Tanti auguri. Grazie. E bravo.